Anche perché poi io non è che sono proprio uno di quelli della famiglia del teatro, perché poi si chiamano sempre le famiglie delle famiglie, io non sono di nessuna famiglia e quindi forse non è che appartengo tanto alla famiglia teatro, quindi poi in effetti, vedi, poi sono stata alla Biennale Cinema, potrei andare alla Biennale Arte, forse alla Biennale Danza, visto che c'è una lunga storia di danza, sì, sono sempre un po' difficile da catalogare, allora quando... Sai, non riuscire a metterle nelle categorie. Io mi ricordo quando al Ministero, tantissimi anni fa, andai a chiedere per dei finanziamenti, dice, ma signor Del Bono, lei fa teatro, poi ha fatto danza, poi ha iniziato a fare, poi fa il cinema, poi, e poi adesso lavora con le persone che non sono attori diversi, ma lei deve scegliere, non sappiamo come dare un finanziamento, lei deve entrare in una categoria. No, io non voglio entrare in nessuna categoria, semmai inventate voi un modo di finanziare qualcuno che non vuole essere in una categoria. E poi ho chiuso la porta e non ho mai più preso finanziamenti dal Ministero direttamente. Perché tu non devi stare in una categoria. Siamo in un tempo così complesso che soltanto attraversando i linguaggi puoi provare ancora a capire qualcosa di una verità. Altrimenti entri in queste famiglie e nelle famiglie si chiudono le porte, si chiudono le finestre, quindi non è che vuoi fare lo strano, Per fortuna che poi io sono stato per tanti anni un allievo, ho imparato la musica, ho imparato il canto, ho approfondito tante cose.